abbiamo visto come la radiazione viene generata e perché viene generata dal Sole. Abbiamo visto che l'energia complessiva è una sola funzione della temperatura, perché dopo l'equazione di Planck, che dà invece la distribuzione in funzione della lunghezza d'onda, se integrata sulla lunghezza d'onda dà la legge di Stefan Boltzmann. Non male, eh? Comunque questa energia parte dal Sole e viene a colpire la Terra. Il modo in cui possiamo concepire la cosa è che possiamo pensare di costruire un cerchio immaginario che ha un diametro pari a quello della Terra rivolta al Sole, e possiamo considerare quant'è la quantità di energia che passa attraverso questo diametro immaginario. Questo diametro immaginario naturalmente è posto, questo cerchio immaginario che ha un diametro pari al diametro della Terra è posto ortogonale alla direzione dei raggi solari, in maniera tale che tutti i raggi solari lo attraversano. Poiché abbiamo detto che il Sole irradia ad una intensità costante, possiamo chiederci quant'è, se poniamo questo diametro, questa moneta gigantesca in prossimità della superficie dell'atmosfera terrestre, sopra l'atmosfera, a 10.000 metri sopra di noi, un po' di più, allora ortogonalmente ai raggi solari l'energia che il Sole irradia è di 1367, più o meno, circa 1400, se vogliamo approssimare, watt su metro quadro. Cosa vuol dire questo? Un kilowatt, 4. Un kilowatt, 4 per metro quadro non è poco. È abbastanza, cioè fa funzionare un bel po' di lampadine, se riuscissimo a catturare tutta l'energia. In realtà la Terra è inclinata. Il fatto che la Terra sia inclinata ha un insieme molto grande di conseguenze, tra cui per esempio la circolazione globale è affetta dal fatto che la Terra è inclinata. Cosa succede? Succede quindi che in ogni momento dell'anno ci sono alcuni punti che sono ortogonali ai raggi solari e altri punti che sono inclinati rispetto ai raggi solari. Quindi se la quantità di energia che passa attraverso questo ipotetico piano ortogonale dei raggi solari è costante su tutta la Terra, quando l'energia arriva sulla superficie, trascurando per il momento l'effetto dell'atmosfera, perché non ne stiamo ancora parlando, il fatto che solo che la Terra sia inclinata, appunto non consideriamo, fa sì che in punti diversi, per esempio qui al tropico del Capricorno, in questo giorno, vi sia il massimo della, in questo giorno, perché il Sole è nella sua posizione al perielio, in parte si chiami adesso. E quindi lì, in quel punto, i raggi sono ortogonali, il Sole a mezzogiorno è direttamente sopra la testa, non c'è ombra, se vogliamo metterla così, e arriva alla massima intensità per unità di superficie rispetto alla Terra. La massima intensità per unità di superficie. In altre posizioni, potete immaginare, quindi, per esempio, in cui il Sole arriva inclinato, la stessa quantità di energia viene proiettata su una superficie maggiore, quindi l'intensità per unità di area, poi vediamo anche delle altre slide che rendono più chiara la questione, è minore. Il fatto che la Terra sia inclinata conta di più della distanza dal Sole, perché qui vedete l'orbita della Terra. Nella
qui siamo a luglio nell'emisfero nord, quindi è in estate ed è 5 milioni di chilometri più distante dal Sole di quanto non sia in inverno. Quindi l'inclinazione della Terra conta di più delle cose che voi conoscete già, ma io ve le ricordo. Questa è la rappresentazione, per esempio, del Sole, del diametro solare, in questo caso nella distanza tra afelio e perielio, cioè nel punto in cui più vicino il Sole è leggermente più grande e quando è più lontano è più piccolo. Un'altra forma di variazione che subisce la Terra è che in realtà la posizione dell'asse non è invariante nel corso degli anni, ma c'è un'oscillazione che dura circa 26.000 anni. Allora noi non faremo nessuna simulazione che sia così lunga nel tempo, più di, cioè per esempio dell'ordine di 10.000 anni, anche se in alcune situazioni potremmo pensare di fare delle simulazioni idrologiche, di quella, ammesso che abbia un senso, usando delle proiezioni climatologiche per vedere che cosa succede tra 10.000 anni. Adesso è concesso che riuscissimo a controllare tutti i fattori, ma magari anche solo per il gusto di provarci ci potremmo provare. In questo caso dovremmo tener conto anche del fatto che l'asse terrestre ha un'orbita di precessione che dura 26.000 anni. Quindi abbiamo un cambiamento di eccentricità dell'orbita, la precessione. In la precessione che cambia e anche delle variazioni dell'angolo di inclinazione. Nel corso del tempo, quindi, la potenza del Sole, produzione di energia dal Sole rimasta invariata, cambia quanta radiazione viene ricevuta dalla superficie terrestre in funzione di queste variabili astronomiche. Appunto, per il nostro specifico problema questo non è così rilevante, noi poi lo trascureremo questa cosa qua, però ci sono molti ambiti di interesse. Per esempio, se qualcuno capitasse che qualcuno di voi, per esempio, si andasse ad occupare poi di paleoclima, dovrebbe tener conto anche di tutte queste cose, oltre che naturalmente la variazione dell'energia solare emessa nel corso del tempo. Allora, la costante solare deve essere corretta. Questo è la sintesi di questa discussione, è che noi dobbiamo correggere la costante solare di quanto ci mettiamo davanti questo termine E con zero, che tiene conto di tutte queste variazioni. Una buona stima di questa variazione è questo, data da questa serie temporale dove K rappresenta il giorno dell'anno, e questa formula è tratta da questa tesi di Javier Corripio, che tra l'altro mi risulta viva a Innsbruck, quindi che è molto interessante da leggere.